Bonjour mon cher, oddio l'amico Globo, vi diamo il buongiorno. Questo è uno dei palloncini per il mio compleanno, perché oggi compio gli anni, yeah! Facciamo finta di essere super felici, yeah! No vabbè, scherzi a parte, scherzi a parte, parlo a bassa voce per un problema di eco, perché se vedete c'è un'ambientazione un po' diversa, sì, lì ci sono altri palloncini. Ora poi vi faccio fare un tour della stanza per farvi vedere un attimino le decorazioni, perché giustamente la sottoscritta non compie 24 anni, ne compie 2, quindi ha voluto i palloncini e festoni. Va bene, basta. No, approfittando del fatto che festeggio il compleanno non a caso, ho detto approfittiamone per invadere casa degli altri, e quindi ho appeso un po' di decorazioni. Stasera faremo qualcosina, vediamo. Allora, visto che sì, sono struccata, non si è capito, vero? Visto che sì, ci farà compagnia tutto il tempo il palloncino. Visto che stasera dobbiamo fare qualcosina, diciamo di particolare, visto che è il mio compleanno, ho deciso di fare un mi preparo con voi, mi devo ancora truccare. Sì, ho cambiato taglio di capelli. Volevo anche farvelo vedere se il vestito mi accompagna, perché prima li avevo lunghi fino al sedere. Dovevo tagliare le punte, sta passando un camion. Dovevo tagliare le punte, la parrucchiera mi ha tagliato mezzo metro di capelli. Cioè, veramente, lo so, sono più bassa della videocamera, pazienza. No, il discorso era che la parrucchiera me ne doveva tagliare 2 cm, me ne ha tagliati di più perché erano molto rovinati alla fine. Quindi, da avere i capelli fin sotto il sedere, adesso mi arrivano appena al seno, quindi sono più corti. Volevo farvi rivedere, ma. Cioè, vedete, arrivano qui. Queste sono le mie gemelle. Come vedete, arrivano qui, quindi sono più corti. Pazienza. Tra l'altro, li avevo lisciati lunedì. C'è un moschito sul mio palloncino, comunque. Li avevo lisciati lunedì e adesso, cioè l'altro ieri, oggi è mercoledì, l'altro ieri li avevo lisciati e già sono mossi, quindi hanno perso forma, pazienza, gli daremo un'altra botta di piastra più tardi. Allora, bando alle ciance, io già sto parlando da un'ora e ancora non ho iniziato a truccarmi, trucchiamoci insieme. Ok, ho legato i capelli, altrimenti veramente me li tocco tutto il tempo e non è il caso. Allora, ho messo la base di Avon. Allora, dicevo, ho fatto, quindi le occhiaie le avevo coperte, ho coperto le imperfezioni, ho messo la matita nera e ho messo il primer di Avon sulle palpebre, quindi aiuto, iniziamo senza fare danni, si spera. Inizio mettendo la matita nera su tutta la palpebra mobile. Allora, il trucco che vedrete praticamente, che andrò a realizzare, lo avevo già fatto, è un trucco che ho realizzato più volte e non è una mia idea. Voi direte, Mari, ma tu copi sempre le altre? A volte, però la differenza è che io lo dico quando, come dire, quando realizzo un trucco che non è mio, io lo dico da chi prende ispirazione, eccetera, quindi ecco, quindi non è che copio e basta, lo faccio per il mio. Il trucco che sto per realizzare l'ho realizzato, lo aveva fatto una ragazza che su YouTube si chiama Piccola Merlino, lei si chiama Samantha, ed è una ragazza che io seguo da quando ha aperto il canale praticamente, quindi da un sacco di tempo. Ora, qualche anno fa aveva realizzato per San Valentino un tutorial che aveva chiamato San Valentino Dark Temptation, se non sbaglio, che poi è eliminato. Infatti sul suo canale non lo trovate più questo video, non, o almeno io non lo trovo più, quindi non so perché lo abbia eliminato, evidentemente non le piaceva, quindi non c'è più. Siccome però era un trucco, sto registrando, sì. Siccome era un trucco fantastico che io ho replicato più volte, lo vorrei realizzare anche stasera. Quindi il trucco, oddio, che impressione. Il trucco che vedrete è una sua idea, quindi vi lascio il canale di Samantha nel box informazioni se volete andare a conoscerla. Ok, quindi matita nera, diciamo dal centro verso l'esterno, e poi al centro della palpebra, ma non fino all'angolo interno, vado a mettere una matita verde scuro. Questa è della MUA ed è la Forest Green della MUA. Quindi la metto qui al centro. È bellissima questa matita. Ma riuscite a vedere quanto è fantastico lo smeraldo di questo verde? Ok, lo smeraldo di questo verde va bene. Ho dormito poco, ragazzi, ve l'ho detto, passatemi. E quindi l'ha fatto lei questo trucco e io lo sto replicando per l'ennesima volta. È bellissimo questo trucco, non so perché abbia eliminato il tutorial. Lo vado a sfumare con un pennellino sintetico. Se mi scordo di dire delle cose chiedo scusa, però insomma penso che siano abbastanza evidenti, cioè vedete quello che sto facendo. Ok, quindi. Tra l'altro non registravo un video da un sacco di tempo. Allora, dalla palette 88. Ultra shimmer, non l'alzo perché ci sono delle soldine scollate. Vado a prendere un verde che è questo qua. Aiuto! Appunto, mi cascano le soldine. Vado a prendere un verde che è praticamente la terza fila, il terzo verde dall'alto, cioè il terzo verde dal basso,
Che è questo qui, un verde con una punta di dorato. Non lo metterà mai a fuoco. Eccolo qua, questo qua. Tanto spero che le impostazioni della videocamera siano clementi stavolta. E quindi vado a prendere quel verde con un pennello d'ombretto. Comunque questo video sarà noiosissimo, mannaggia. Diciamo, lo vado a mettere al centro, quindi sul verde, fino all'angolo esterno, ma non fino alla fine dell'occhio. Insomma, mi fermo un po' prima della fine dell'occhio. Dicevo, non registravo un video dal 1 aprile, oggi è il 16, quindi oggi è il 16, erano 15 giorni che io non registravo un video, stamattina non vi, cioè stamattina, poco fa non vi dico quello che ho combinato per sistemarmi le impostazioni della videocamera, per sistemarmi io prima perché non mi piacevo, insomma quando non faccio video per un po' divento paranoica prima di cominciare, di ricominciare. Quindi vado a mettere questo verde, fantastico, sapete quanto è bello, fantastico. Quindi vado a metterlo, olè, e col verde ci siamo. Poi con un pennello da sfumatura o comunque con un pennello penna, io uso questo qui della Essence, vado a prendere un nero matte qualsiasi, io lo prendo da una palettina della Elf piccolina, comunque un nero matte qualsiasi, e lo vado a mettere, indovinate, un po' alla fine dell'occhio, quindi dove avevo messo la base nera. Quindi vado a crearmi la mia V esterna, sia da un lato che dall'altro. Quindi stasera faremo qualcosa di particolare, forse vorremmo fare l'arrosto, ora vediamo se è possibile, perché dipende da se stende la signora di su, quindi speriamo che non stenda, anche perché comunque il tempo è incerto, quindi non è che c'è una giornata fantastica, ora voi vedete un bel po' di luce perché sono sotto la finestra praticamente, però non è che ci sia tutto sto gran bel tempo. Continua a sfumare con un Simil 217, quindi un pennello da sfumatura, che è sporco di marrone ma non fa niente perché comunque non si vede. Quindi continua a sfumare e porta il nero un po' verso il verde nella piega dell'occhio, quindi così. Cerco di fondere assieme i due colori, diciamo, quindi così. Quindi stasera arrosto, ora vi faccio vedere le decorazioni, o forse ve le metto all'inizio del video, quindi le avrete già viste. Niente di particolare, ho comprato giusto due pacchetti di palloncini dai cinesi e due festoni così, giusto per dire di aver fatto qualcosa. Ci siamo? Ci siamo. Sfumo un altro pochino. E niente, quindi stasera si arrostisce. Voi cosa mi raccontate? Cosa avete fatto di bello? Queste impostazioni vanno bene? Non vanno bene? Spero di sì, perché veramente altrimenti non so più che cosa fare. Perché ho provato tutti i tipi di impostazione, questa è l'unica che mi sembra decente a livello di righine. Quindi speriamo bene. Continuo a sfumare un attimino. Ok. Ci siamo con la sfumatura. Poi all'angolo interno, con un pennello che io non ho preso perché mi sono scordata, quindi adesso vediamo di avvantaggiarci in qualche modo. Utilizzerò un cotton fioc. Vado a mettere un dorato, quindi un color oro classico. Questa è una palettina della Winnie che io amo, di questa marca qui, che non ho idea di dove possiate reperire perché io l'avevo comprata in un negozio di cinesi ma anni fa ed è fantastica. Ha questi colori, ne ho due di queste palette, questa è la numero 1. Comunque vado a prendere un dorato, in questo caso il colore centrale, questo, con un cotton fioc, perché non ho il pennello, quindi i cotton fioc ci aiutano in caso di mancanza di pennello, e la vado a mettere all'angolo interno dell'occhio, quindi dove non avevo messo ombretto, cioè guardate quanto è dorato questo dorato. Quindi cerco di sfumare un attimino. Ok, ragazzi, io non sono portata a fare video, mi preparo con voi perché non so di che cosa parlare. Comunque, eccoci qui. Sono in Sardegna, tra l'altro, non so se si era capito, perché insomma, sì, ci siamo più o meno. Cioè, ho detto che ero nella location diversa, però voi direte, dove cavolo stai? Sono in Sardegna, yeah! Ci sono riuscita ad arrivare e quindi, cioè, ci sono riuscita a venire in Sardegna e quindi, yay, happy! Quindi passo qui il compleanno. Allora, vado a ripassare un attimino la matita nera all'interno dell'occhio che si era un po' tolta. Comunque, secondo me il correttore di Kiko va fissato. Cioè, ho messo il full coverage della Kiko che secondo me mi va nelle pieghette, non l'ho ancora testato da solo, cioè l'ho provato con altri correttori, quindi adesso andiamo a mettere un pochino di qui prima. Altra cosa, non mi vedrete mettere nulla sul viso a livello di fondotinta e correttore, perché, cioè fondotinta e cipria, scusatemi, perché ho la pelle secchissima, ho avuto uno sfogo allergico, vado a mettere la cipria di Avon, quella della linea Ideal Flawless dell'Avon, che è fantastica, con il suo piumino, ne vado a mettere un pochino giusto sulla zona del contorno occhi.
Dicevo, non mi vedrete mettere nulla a livello di cipria e fondotinta perché ho la pelle secchissima. Mi è venuto uno sfogo allergico, non so derivato da che cosa, e ne sto pagando le conseguenze. Cioè, veramente la mia pelle è ultra secca. Quindi niente, né fondotinta né correttore. Metterò solo blush terra e basta, cioè solo blush e terra. Allora, sotto l'arcata sopraccigliare metto una matita della Rimmel che si chiama Nude, la numero 005 o 4, aspettate, 5 Nude. Questa, che è della linea Scandalize. Questa l'ho comprata su Asos. Questa. E quindi la vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare a modo di ombretto nude. Siccome gli ombretti nude non me ne sono portata perché me lo sono dimenticata, sto usando questa matita che comunque mi piace tantissimo. Devo dire che ha anche un'ottima resistenza, quindi ne ho messo un po', avete visto. E poi la sfumo col dito, semplicemente. Comunque il trucco occhi praticamente è finito, cioè non è niente di complicato, una cosa semplice. Quindi spero che questo video non duri 20 minuti, anche perché vorrei, diciamo, evitare di fare tagli. Sì! Allora, riprendo la matita nera di H&M, la Solid Black, quella che ho usato come base, che non vi avevo detto che era di H&M, questa qui. E faccio una linea di eyeliner, però non su tutta la palpebra, la vado a fare solo fuoco nella parte dove c'è l'ombretto nero, quindi diciamo alla fine dell'occhio, giusto per dare un po' di definizione. Cioè, ma una cosa impercettibile, ecco. Olè. Faccio la stessa cosa di qua. Olè. Devo registrare un video, l'ho fatto qualche acquisto, quindi ok. Volevo anche registrare un video perché ho fatto qualche acquisto, niente di chissà che cosa, però insomma qualcosina l'ho acquistato, ovviamente, cioè se in Sardegna non acquisti niente, no. Ok, poi rifacciamo le sopracciglia con il kit della Beauty OK. Mi sono scordata anche il pennello, quindi usiamo quello che c'è qui, che è comunque un buon pennello, solo che è un po' sottile, quindi ci vuole un pelino più di tempo con questo qui. Io ne sto usando un altro più grande di pennello e vado più velocemente. Comunque va bene anche questo. Quindi parte scura per la parte finale delle sopracciglia. Comunque questo mi aiuta a definire l'ala del sopracciglio. Quindi ok. Sta per entrare un ciglio in un occhio. Fantastico. No. La parte chiara invece vado all'inizio dell'occhio qui. Cioè sì, buonanotte, l'inizio del sopracciglio, scusatemi, sono stanca. Il che non aiuta, ok. Anche perché devo capire se la torta di compleanno devo farla io, dobbiamo andare a comprare già pronta, quindi... Ok, sopracciglia fatte, quindi devo un po' capire. Mascara. Come mascara utilizzo un campioncino di Dior, il Dior Show Iconic Overkill, che è ufficialmente il mio mascara preferito, è specchiato, non si leggerà. È ufficialmente il mio mascara preferito, io lo adoro, penso che prima o poi me lo comprerò e buonanotte, anche se costa 30 euro, mannaggia. Quindi mascara, momento solenne, quindi silenzio assoluto, sto scherzando ovviamente, però siccome vorrei evitare di macchiarmi, perché in genere mi macchio sempre con mascara, ok. Non si vedrà niente perché giustamente lo sfondo del trucco è nero, adesso vi faccio vedere il trucco da vicino. Tra l'altro ho comprato anche delle cose nuove della Essence, dei nuovi rifornimenti, e diciamo che le sto provando da un paio di settimane, quindi vediamo, il prossimo haul sarà un haul slash review, diciamo così. Così vi do anche le prime impressioni. Comunque, tra i prodotti super consigliati della Essence come novità, le matite in gel, si chiamano? Eyeliner gel, qualcosa del genere, fantastiche. Ok, vorrei mettere un po' di mascara anche tra passati sotto, anche se questo con lo scovolino, vedete, lo scovolino ricurva, non è tanto semplice da utilizzare nella parte inferiore dell'occhio, però ok, giusto un pelino, voilà, gli occhi sono finiti. Quindi vi faccio uno zoom, mi avvicino io praticamente, aspettate un attimo, zoom. Questo è il trucco occhi. È di una semplicità estrema, però vedete che effetto che dà, tipo in primo piano, occhi in primo piano. Quindi contouring un attimino, terra di bourgeois. Mi sono portata solo questo, cioè vi rendete conto? Io stavo un mese e mezzo, ho portato una sola terra, sono stata bravissima. Quindi sì, vedete un pezzetto di specchio, però altrimenti non mi vedo io. Quindi contouring.
Mi è messa troppa di terra, mannaggia. Sfumiamo un po' sulle tempie. Un po' qui, anche se qui sotto io non stavo più facendo ultimamente il contouring, però giusto per togliere l'eccesso dalle guance. Ok, un po' qui per nascondere il doppiamento. Questa era l'Air Wick che ha spruzzato. Sì, mi vuole tanto bene l'Air Wick. Ci siamo. C'è troppa luce, io sono un po' più colorita di come appare in videocamera. Ho preso anche un po' di sole, non so dove, però sono più abbronzata. Si vede che sono un po' più colorita. Yeah. Blush vado a mettere questa della Elf, che è il Bliss, dell'Elf minerale, che è un colore naturalissimo, ve l'ho fatto vedere in tantissimi video. Stavo per farlo vedere anche ai miei leggings, quindi fantastico. Dov'è il pennello da blush? Eccolo. Quindi con un pennellino da blush, questo l'ho comprato dai cinesi per tipo 2 euro ed è della Melissa. Sì, ho un po' di mal di gola. Eccolo qua. Kvindi Blush. Non vi ho fatto vedere la punta del pennello, sono un genio. Ragazzi, aspettate che metto il blush e ve lo faccio vedere. Sono stanca. Ne prendo pochissimo perché anche se sembrano scrivere, ragazzi, scrive tanti, cioè vedete come si vede? Quindi scrive tantissimo. Tra l'altro è luminoso, ma non è né perlato né tantomeno, come dire, con dei glitterini. Cioè, è un matte, però è comunque luminoso. È fantastico questo blush, io lo consiglio a chiunque. Infatti, credo che sia il mio blush preferito in assoluto, davvero, a questo punto. Ok, quindi per durata, per finish, per tutto. Io volevo mettere un po' di cipria giusto qui sui pori del naso, perché quindi con la sua spugnettina metto un pelino di cipria sul naso e qui sui pori e basta, perché se la vado a mettere da altre parti veramente mi tira la pelle, quindi basta qui. Ok, sulle labbra non ho intenzione di mettere nulla. Sì, le ho strofinate con un fazzoletto per togliere il gloss e quindi sono un po' più arrossate. E quindi voglio vedere com'è l'effetto con i capelli sciolti, vediamo. Ci siamo. Magamago, non Magamago, come si chiama quello con i capelli tutti gonfi? Mi ricordo. Allora, questo qui è l'effetto. L'effetto finale. Vi piace? È carino! Comunque, d'effetto fa. Guardate che effetto che fa. Quindi, grazie Samantha per l'idea, ma mi dispiace che tu abbia tolto il video. Non vedrò mai questo video, però. Per correttezza, ora spero che il trucco vi sia piaciuto. Diciamo che questo video era principalmente per ringraziarvi perché mi state facendo gli auguri in tantissime già da prima di mezzanotte, quindi grazie a tutte per gli auguri. E per provare la risoluzione nuova, per capire un attimino se la risoluzione va bene questa qui, quindi fatemi sapere perché veramente questo è importante, devo capire se va bene questo tipo di risoluzione. Ora vi faccio vedere un po' le decorazioni che ho messo, niente di particolare, ecco, niente di chissà quanto trascendentale. E nulla, cos'altro volevo dirvi? Niente, quindi questo era il video per il mio compleanno, ormai è una tradizione, cioè io praticamente da quando ho cominciato a fare video, ogni anno per il mio compleanno faccio un video, quindi giusto per tradizione. Mi alzo, vi faccio vedere le decorations. Allora, qui faccio fare un tour della stanza. Ho comprato i piattini questi qui, che sono dei piatti di carta per la torta, li ho appesi con il nastro carta, vedete, questa è appesa alla porta d'ingresso per esempio. Poi ho preso questa qui, che è una ghirlanda, ne ho prese due. Sono delle ghirlande colorate. Queste venivano tipo 85 centesimi dai cinesi. Ed è 3 metri come lunghezza. E ne ho due. Poi ho preso i palloncini. Questi con la scritta buon compleanno, che sono come quello che vi ho fatto vedere. Questo sembra una pera veramente. È verde come una pera. E poi ho preso quelli semplici senza scritte, tipo quello fucsia che è lì. Ovviamente siamo. Ok, contro luce, accendiamo la lampada. Quindi palloncini. Che ho preso un po' ovunque, in base a casa, di palloncini, altri palloncini, vedete, poi le ghirlande e altri palloncini vari ed eventuali. Ce n'è anche uno appeso alla finestra, però quello non ve lo faccio vedere perché, insomma, capiamoci. Ah, e poi questo è è stato un regalo di Happy Birthday, quel disegno non l'ho fatto io. Allora, ve lo vorrei anche far vedere, però, aiuto, senza farlo scoppiare magari, eccolo. Questo me lo sono ritrovata nel letto stamattina con la scritta Happy Birthday. Che carino! E quindi niente ragazze, questo è quanto. Quindi ragazze, questo è quanto. Io vi ringrazio ancora per gli auguri. Vi mando un bacio assieme all'amico Palloncino. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!